Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi continuiamo la nostra avventura su Minecraft, signori. Io sono rimasto preciso come siamo rimasti ieri, di notte col vetro in mano, non è cambiato niente. Ma perché, signori, questo inizia così? Perché avevo visto uno slime, signori. C'era uno slime qui che camminava, eccolo, lo vedete? No, quello è un creeper, porca miseria, aspettate, io avevo visto uno slime, signori, e lo slime ci può servire in maniera importantissima, perché lo slime significano corde. E le corde sono importanti perché... Eccolo! C'è anche uno scheletro. Brutta situazione. Ehi, slime, mi vedi? Vediamo se riusciamo a farci vedere senza che ci vede lo scheletro. Sarebbe tanta roba. Perché lo scheletro sta venendo pure verso di noi? Mannaggia a lui. Guarda che tattici, signori. Ammazziamo lo slime che ci serve come il pane. Perché, signori, nei prossimi video dovremo andare a fare la farm di mucche. Farm di mucche, e quindi avere gli slime non è per niente una cosa brutta. È una cosa ottima avere gli slime. Dai, morite tutti. Brutti slime di inutili. Morite. Guardate quante bellissime palline di slime. Bellissimo. 11, signori. Riusciamo a farci tantissime corde per dar la caccia alle mucche. Ora, però, la cosa interessante è che quindi questa è una zona di spawn di slime. Ce ne fosse un altro nelle vicinanze non è che sarebbe brutta come cosa, però diciamo che ci accontentiamo. Diciamo che per questo inizio di puntata ci accontentiamo di questi 11 bellissime palline di slime che non c'erano messe, e va bene così. Signori, cosa facciamo in questo video? Prima di tutto andiamo a dormire, su questo non c'è dubbio. Dopodiché metteremo un attimino in sicurezza il nostro mondo, perché come avete letto dal titolo, oggi cercheremo di mettere in sicurezza il mondo. Cosa facciamo? Ma niente di particolare, signori, non, niente di assolutamente di incomprensibile. Allora, qui c'è dell'altro vetro che stava a cuocere? No, ne abbiamo due di qua. Allora, dobbiamo cuocere un poco di vetro, signori, quindi mi serve la sabbia. Abbiamo 30 blocchi di sabbia, sono tanti. Facciamo 15 blocchi di sabbia, 15 blocchi di vetro, mi bastano, ma non lo so, ma chi se ne frega, ma lavoriamola questa sabbia, dai, così, bruciali, mettiamo questo carbone che tanto ormai siamo messi male col carbone, però va bene. Allora, il vetro piatto, questo non ci serve più a nulla. Abbiamo fiorellini colorati? No. Dobbiamo andare a cercare dei fiorellini, quelli celestini, perché voglio fare il contorno intanto a questa discesa veloce, signori, che è carina così. E quella ancora più importante di tutti, signori, porca miseria, riusciamo a ottenere la nostra prima Ender Pearl, è tanta roba. Riusciamo a ottenere la nostra prima Ender Pearl, non è male come cosa, per niente, però dobbiamo stare proprio in sicurezza perché quello ci ammazza male, signori. L'Enderman ci ammazza proprio male, quindi è l'ultima cosa che voglio. Quindi la cosa graziosa è che ora mi giro e lui non c'è più. Ecco, lo sapevo. Perché me le chiami? No, c'è. Zio, guarda come ti guardo. Dai, è così. Ai. Signore, mi ha colpito malissimo. Mi ha preso malissimo. Stavamo per rischiando di morire male dall'Enderman. Io però non mi avvicino. Ti devi avvicinare a te. Siamo morti, signore. Vi comunico ufficialmente che siamo morti. No! Dai. Perfetto, pure il creeper, signori. Siamo morti. Ma io avevo tutto il tempo di fare una copertura degna di questo nome, signori. Una copertura degna di questo nome. E non l'ho fatta. Siamo morti come dei cretini. Ora non so dove sia l'Enderman e soprattutto non so dove sia il creeper che si stava avvicinando a noi. Perché non è esploso. Ok, il creeper è ancora là. Noi dobbiamo essere molto più veloci. Allora, mi interessano... La cosa più importante sono il secchiello. Dai, raccogli tutto. Via. Ok. Il creeper non ci ha visto. L'Enderman non so che fine abbia fatto. Abbiamo perso qualche livello? Sì. Ci interessa più di tanto? No. Abbiamo recuperato le nostre end qui, le slime ball? Sì. Quindi torniamocene a casa. E chi si è visto. È stato un piacere. Grazie, gentilissimi tutti. Grazie. Tutti carini e coccolosi. E va bene. Allora, io sono stato un pirla ad andare all'avventura con le slime ball messe lì, perché diciamo che le slime ball, abbiamo detto, mi servono come il pane.
Anzi, forse di più mi servirebbe il pane perché in questo momento non ne abbiamo completamente, però va bene, troveremo delle soluzioni, signori, troveremo delle soluzioni a tutto. Niente, niente è impossibile, signori, niente è impossibile. Sistemiamo l'inventario in maniera molto rapida. Ok, abbiamo detto che ci servivano dei fiorellini celesti. Dove, quel creeper lì è pericolosissimo. Quel creeper lì è pericolosissimo. Dobbiamo, il problema è che non posso affrontarlo però in acqua sì, perché in teoria lui in acqua non mi fa nulla. È vero? È vero, Creeper? Cioè tu in acqua non fai niente. Aspetta, signori, dove sto salendo io? Sto salendo sulle liane. Ottimo, riesci a venire qua, Creeper? Vieni, 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 vieni. Ti colpisco prima che tu esplodi. Vedi se mi distruggi la base. Mi distruggi la base, mi incavolo come... Dai, 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 siamo a due, siamo a due, siamo a due. Stealth, stealth, stealth. No, mi ha fregato lui stavolta. Stealth, 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 stealth. Ok. Non esplodere. Vabbè, vabbè. L'andremo a sistemare un giorno, non si sa quando, ma un giorno lo sistemeremo. Quel buco creato dal creeper. Però, purtroppo con la spada di pietra, signori, facciamo fatica a fare qualsiasi cosa. Allora, prendiamo questi fiorellini che oltre ad essere carini e coccolosi con cui ci abbiamo fatto il letto, mi serviranno per fare un attimino anche il vetro. Abbiamo preso tutto? Sì. Ok. Torniamo a casa. Mi dispiace per quell'Enderman. Porca miseria, riuscivamo a prendere la prima Enderpearl. Non sarebbe stata male come idea. Ciao Peppe! Lui è la rana Peppe, signori. La rana Peppe. La cazzarola è finita. Mi è volata la rana Peppe. Dobbiamo cercare di bloccarla, signori. La rana Peppe, ok. Calma, calma, calma. Blocchiamo la rana Peppe, signori. Ok. No, no, questo non lo devo rompere. No, 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 no. No, porca miseria, rana Peppe di merda. Torni là dentro. Rana Peppe, mi stai facendo far tardi in questo video. Rana Peppe. Guarda che antipatico. Guarda come cammina in maniera stealth. No, mi sta facendo fare buchi da tutte le parti. Rana Peppe, hai rotto le scatole. Oh, perfetto, signori. Abbiamo intrappolato la rana Peppe. O della terra, sì. Beh. Ma di che cazzarola stiamo parlando? Ma quanto cazzo salti? Vabbè, la rana Peppe non vuole stare nel buco che volevamo fargli fare come casa. La rana Peppe è rivoluzionaria, signora. La rana Peppe non ci sta. Non, no, no. La rana Peppe dice no. Non vuole essere catturata e non sarà catturata. Allora, perfetto. Qui abbiamo cotto un po' di legno, un po' di vetro. Sì, ne abbiamo 18 blocchi. E mettici un altro pochino di carbone e andiamo a fare con i fiorellini. Facciamo il colorante blu, signori. E trasformiamo, se non sbaglio si fa così, non è vero? Sì, così abbiamo 16 blocchi di vetro celeste. Cosa dici, cosa ci andiamo a fare con questo vetro celeste, signori? Con questo vetro celeste, io però non ho neanche più terra, lo voglio mettere qui sotto. Il problema è che questi sono degli slab, non è vero? Sì, questi sono slab e quindi non vanno bene. Dobbiamo prima di tutto sostituire. Ma noi invece facciamo una cosa intelligentissima, distruggiamo questi slab, che tutto questo non abbiamo nemmeno una cazzarola di ascia, quindi andiamo a farci l'ascia, signori. Abbiamo due pezzettini di ferro, ma non li sprecheremo per farci un'ascia, la continuiamo a fare di pietra. Per il momento sì, signori. Prossimamente dovremo andare in caverna. Vuoi o non vuoi, dovremo cercare una caverna oppure scenderemo dal nostro buchetto che ci siamo fatti qui vicino. Ok, ci siamo e cercheremo di, come posso dire, di andare a cercare del ferro, signori, perché senza ferro siamo un attimino messi male. Dici, ma questo vetro qui non ci sta una ceppa di nulla. Ma chi se ne frega, signori? Ma no, noi non stiamo a fare la casa più bella del mondo, stiamo a fare qualcosa di particolare, qualcosa che... Sì, ok, era così, sì, e qua partiva da qua. Perfetto, signori. Oh, veramente uno me lo potevo anche risparmiare. Oramai l'abbiamo usato. Perfetto. Ora cosa dobbiamo andare a fare? Scendiamo, recuperiamo un po' di terra, saliamo e facciamo un mini condotto, signori. Facciamo un mini condotto. Intanto recuperiamo tutti questi slab. Andiamo a recuperare un po' di terra così a giro, senza... Intanto recuperiamo questa qua che oramai non è servita a nulla, signori. L'impresa del giorno. Il video era partito bene col recupero delle slime ball. E poi ci siamo persi morti per colpa del creeper. Sì, del creeper, per colpa dell'Enderman, signori. L'Enderman ci ha distrutto il nostro
Siamo morti per la prima volta. Siamo morti per la prima volta. Che cazzo è successo qua? Ah, il creeper che è forse esploso. No, qua, questo creeper. No, qui, perché c'è un albero volante? Va bene. Cose strane che succedono a noi su Minecraft. Allora, io penso che se saliamo di qua riusciamo a fare quello che voglio fare. Ci siamo già? Penso di sì. No, ancora no. Dobbiamo salire un altro pochino. Direi che ora ci siamo però. Ora ci siamo. Riesco a mettere. Allora, non c'ho il secret touch, quindi cortesemente. E non ho neanche tutto questo vetro, quindi cortesemente risparmiamo anche un pochino di vetro. Quello riesco a mettere, sì. E ora viene il difficile, ora viene il complicato, la provaggine. Sì, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo gli ultimi due. Che culo. Ma i complimenti per me che faccio i calcoli, va bene. Beh, bello, bello. Allora, quelli lì fanno palesemente cagare. Va bene, scendiamo giù. E recuperiamo un altro po' di vetro di questo colorato. Continuiamo a fare questo imbuto che scende. Così siamo tutti più tranquilli. Va bene, questo lo possiamo anche lasciare. Qui ci sono ancora dei blocchi fermi. E facciamo, sì, facciamo questa discesa così che mi piace tanto questa discesa, però i primi due blocchi lì fanno un po' cagare, sì. Purtroppo abbiamo sbagliato i calcoli, signori, abbiamo sbagliato a mettere questi due blocchi di qui che non ci stanno nulla. Li perderemo? Sì. Siamo stati intelligenti? No. E vabbè, no. Non fa nulla, signori, non fa nulla. Noi i blocchi ce li abbiamo e li utilizziamo. Allora, c'è da capire solo dove cazzo lo dobbiamo andare. Io mi sono rimasti solo due blocchi di vetro. Ottimo. Ah no, qua ne ho altri 8. Com'è che ne ho altri 8? Vabbè, non facciamoci troppe domande. Perché dobbiamo farci tutte queste domande? Come li ho messi male? Questo lo metti di qua, questo lo metti di qua. E ne abbiamo altri 8. Ci facciamo qualcosa con 8? No, assolutamente no. Quindi cuociamone altro vetro. Quindi vai di carbone prepotente. Sta calando la notte. Io poi volevo fare anche un'altra cosa, signore. Volevo mettere in sicurezza questa scala. Come la mettiamo in sicurezza questa scala? Questa scala la mettiamo in sicurezza facendo dei passamano. No? Per fare passamano dobbiamo intanto levare tutta questa di qua, che non ci sta. Anche perché da questa parte non l'avevamo messa. Perfetto. Andiamo a recuperare un po' di legno che dovremmo avere. Spero che ci sia rimasto un po' di legno. Non ci è rimasto completamente legno, ottimo. Siamo già... Ah no, vabbè, abbiamo gli assi qua di quercia, che questo possiamo mettere insieme a questo. Con questo ci facciamo tutti gli sticchettini che ci servono. Va bene, signori, il problema è risolto, via. Nessun problema, signori, nessun problema. Dai così, dai. E così abbiamo una botta di sticchettini. Ok, poi andiamo qui e mi devi fare le fence. Lo superate? Sì, mi devi fare le fence. Non di questo colore. Perfetto, me ne fai. Perché tre? Mi devi fare una botta. Ma ok, quante ne possiamo fare? Ho consumato tutto il legno per fare questa cosa? Sì. Mi basteranno 39 fence? Penso di no. Però intanto dormiamo che è la cosa più importante. Intanto sono stato ucciso da un Enderman. Che cosa brutta, signore. Recuperiamo anche il vetro che si dovrebbe essere cotto. 8, perfetto. Li trasformiamo pure questi in 8 colorati. Me ne manca uno lì, perfetto. Così che facciamo tutto, ne abbiamo 16. Signore, dove arriviamo, arriviamo senza problemi. Così facciamo proprio l'imbuto che ci porta nell'acqua. Questo blocco di terra qui era bellissimo. Se morivamo con questo blocco di terra qui, ridevo come un caimano. Dici perché? Come ridono i caimani? Non lo so, però sicuramente ridono in maniera simpatica. Allora, mettiamo un altro blocco di terra, così evitiamo di far cretinate. Vai col vetro qui, ok, quindi abbiamo due. Vai col vetro qui, vai con il vetro qui, perfetto. Quante me ne restano? 12. Riusciamo a fare un altro giro? Sì, un altro giro riusciamo a farlo tranquillamente. Ok, quanti me ne restano? 6, 2, 4, 6, perfetto. Stavolta ho fatto i calcoli giusti, signore, cosa è successo? Ho fatto i calcoli giusti questa volta, sono sorpreso da me stesso. Ok, così abbiamo un mini tunnel di caduta, che mi piace. Poi scendiamo. Purtroppo, signori, mi manca la pala, mi sono dimenticato a farmi la pala, e sta pure a piovere. Che culo, bene così. Questo lo leviamo, che sennò ci moriamo male. Ok, saliamo su.
E ora dobbiamo semplicemente mettere in sicurezza tutta questa zona di qua. Allora, con un bellissimo shift, noi andiamo a mettere. Ecco. Avevo shift premuto, signori, come ho fatto a cascare? Però va bene, non ci facciamo troppe domande. Non devi andare sul bordo, bravo, ok. Lì riesci a piazzarlo, perfetto. E ora scendiamo, signori. Scendiamo. No, devi scendere. Ok. È un lavoro di alta precisione, signori. È un lavoro di alta precisione. Dici, ma serve a qualcosa? No, però è carino. È una sorta di scorrimano. Una sorta di scorrimano, così non rischiamo di cadere fuori dalle scale e cadere male e ammazzarci, diciamo. Dici, ma c'hai l'acqua di lato, quindi pur se caschi non è che muori, cadi nell'acqua. Ma chi se ne frega, signori? C'abbiamo il legno? Sì, facciamolo, ci divertiamo, facciamo qualche cosina così. Allora, io direi di qua di iniziarlo a mettere, così la crafting table la dobbiamo levare. La crafting table la dobbiamo levare. Riesci a salire? Sto vomitando! Ok, stiamo calmi. Allora, questo serve. No, 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 questo dobbiamo rompere. Perfetto, rompi questo e iniziamo a scendere come abbiamo fatto poc'anzi. Perfetto, signori. Questo video è interessante? No, è servito semplicemente per abbellire un pochino casa nostra e il nostro mondo. Anche perché nei prossimi video ci aspetta un'impresa, signori. Perché dobbiamo creare una zona dove allevare le mucche, signori. Perché ci serve la carne, ci serve la pelle e ci serve tutto, tutto ci serve, signori. Quindi, e le mucche devono salire sopra con me. Decisamente le mucche devono salire sopra con me. Oh, così praticamente non rischiamo di cascare male. La crafting table è utilizzabile? Sì, perfetto. Quindi possiamo tranquillamente salire. Non rischiamo di. Cadiamo lo stesso. Perché cadiamo lo stesso? Perché perdiamo la scala. Quindi ho fatto una grandissima cacata. Sì, ho fatto una grandissima cacata. Vabbè, non ci preoccupiamo. Dettagli, signori, dettagli. Dettagli che succedono a noi poveri umani che tentiamo di fare cose particolari. Detto questo, signori. Io da qui, dall'imbuto del gabinetto, vi saluto. Ecco, lo mettiamo così, così si vede bene l'imbuto del gabinetto. Vi saluto, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. E noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento, un prossimo aggiornamento. Bella raga, ciao!